ragazzi! Vedi che canzoncina revival per iniziare bene la giornata. Allora, ce ne stiamo andando a fare un po' di ricerca vera con il Manticore. Vediamo di fare i settaggi, vi faccio vedere il bilanciamento, come viene eseguito correttamente, come va eseguito correttamente. Nulla, ci facciamo una bella spazzolatina qua vicino a casa, che c'ho un tot di campi che sono in stato di completo abbandono da tempo, quindi ci faremo qualche buca tranquilli. E niente, vai, ci vediamo fra poco direttamente sul campo. Ciao. Oh, ma che freddo c'è stamani! Porca miseria, meno male che ho i guanti da over detector perché ho le mani congelate. Vai, ciao. Ok. Adesso bilanciamo e impostiamo il meta. Eccoci qua. Allora, andiamo a accenderlo. Perfetto. Spero si riesca a vedere, c'è il sole un po' che sta sorgendo. Faccio vedere. Ah, il sole che sorge, oddio! Va bene. Allora, innanzitutto andiamo a fare la scelta del nostro programma, che in questo caso, ma sì, Ultraline General oggi. Quindi andiamo a fare il nostro noise cancel tenendo premuto il pulsante finché per almeno due volte non ci appare il solito numero. Ok, perfetto, ha trovato il... alcune volte può succedere, se avete altri metal a fianco o delle linee magari, delle disturbi, delle interferenze, che il numero cambi, tipo tieni premuto ti fa 4, 3, meno 1, 9, quando per la seconda volta il solito numero rimane uguale, rilasciate il tasto e siete sicuri di aver trovato il canale migliore senza interferenze. Bene, adesso cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto il noise cancel, andiamo ad aumentare la sensibilità finché non sentiamo il metal che inizia un po' a sfarfallare. La cosa migliore è sempre lavorare in cuffia, io oggi lavorerò senza cuffie per farvi sentire i target che troveremo, se li troviamo, speriamo. Ok, adesso sfarfalla, scendo, scendo ancora. Perfetto, silenzioso. Quindi vado a fare il mio ground balance. Prima cosa, mandino il metal e guardo che di trovare un punto che non ci siano segnali sotto. Questo è un posto infestato dal ferro. Ok. No, qua c'è qualcosa. Sarà una tragedia. Cioè, vedete in che condizioni è sto terreno? Così capite anche come lavorerà il metal oggi. Tutto ferro. Ok. A questo punto è buono. Ground balance, tengo premuto il pulsante e inizio a pompare. Quando il numero rimane stabile, rilascio. Bene, adesso, come vedete io ho i limiti del ferro
i limiti del ferro molto contenuti, sia superiori che inferiori, e ho eliminato giusto la prima piccola parte con il notch per togliermi i foil, come gli pezzettini di stagnoletta sottilissima, porcheria, e anche mi ci cade qua l'eventuale ipermineralizzazione. Tanto questa parte qua in questo terreno a me non mi interessa. Quindi andiamo così e speriamo di avere fortuna. A dopo! Allora, ero fuori ripresa perché appena entrato nel campo, cioè, ho registrato lì, esattamente lì davanti, come impostare il metal. Volevo venire qua, ma lì c'è... Aspettate, porca miseria! Ok, ma lì, questo è un canale abbastanza largo, non riuscivo a saltarlo, quindi ho fatto il giro da lì. Sono entrato, c'è un segnale qua e non l'ho acceso la telecamera. Cioè, guardate dov'è la buca. Tiro fuori, il segnale era secco. E $200, primo target, subito, acceso il metro, bene, mettiamo via e andiamo, adelantamos. Ah, ragazzi, qua abbiamo un segnale che è un po' larghino, vediamo un po' cosa sarà. Cosa fai, non li scavi? Quando sei nei campi così, segnaletti vanno sempre scavati. Ora questo, vedete la buca che ho fatto per tirare fuori il target? Eccolo qua. Cos'è? È un pezzo di... Ah no, acciaio, cos'è? No, rame. Rame, pezzo di rame. Un pezzo di rame ripiegato. E ci sta perché ha allungato la forma. Buttiamo via, anzi, prima cosa mettiamoci i guanti, perché tutte le volte arrivo a casa con le mani, oltre che sporche, tutte rovinate dallo scavo. Andiamo avanti, ragazzi, un altro target. Eravamo là a scavare la mega buca. Un puzzo di alluminio, però vediamo. Eccoci qui, in avanti. Darci una botta qua, ti taglio così. Vai, signora, vai. Oh, è uscito. È uscito qualunque cosa sia. Chi sei? Cosa sei? Cosa vuoi da noi? Chi ti ha mandato? Parla! Chi, cosa, dove? Quando? Eccoti, avevo detto. Cos'è? A piombo. Del piombolo. Del piombolo. C'è un pezzo di piombolo.
e mettiamo via il piombo, lo bom 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 bom. Andiamo avanti, ma chiudiamo la buca, il cratere. Ragazzi, sono qua perché voglio approfondire questo segnale, perché è un segnale buono, ma come vedete mi dà segnale buono in mezzo al ferroso. Quindi voglio approfondire sto segnalino qua. Qua c'ho il ferro e qua c'ho quello buono. Ah, qua c'è quello buono. E c'è il ferro. Si sente bene. Cosa sei? Chi sei? Dove sei? Oh oh! Sei tu, signore! Sei tu, nostro signore! Ciao, nostro signore! Cosa fai? Lanci una pietra? Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Giustamente te sei il signore, quindi... Ti manca un braccio. È lì sotto? Dove l'hai messo l'altro braccio? Signore! Signore con poca faccia. È un signore da lancio. T'appunta per mangiare la frutta, forse. Comunque è un quasi signore. Ciao, signore. Guarda che faccia. Toh, lancia, vedi che lancia il sasso. Forse giocava il tipo nel subbutero, il portiere. Va bene. Comunque abbiamo trovato nostro signore dei prati. Bene. Continuiamo vicino a questa ruderina, questi ruderini. Abbiamo un altro target. Però non mi convince del tutto, eh. Ma lo scaviamo. Perché non bisogna mai, mai, mai avere... Opla! Avere poi il rimorso di non aver scavato. Ah, vedi, c'è un sacco di ferro. Sentite quanto ferro c'è qua in mezzo. È un misto di ferro e segnali. E quello ti frega, ti frega. Quindi meglio darci la palatina per controllare. Perché il ferro a volte te lo falsifica un po' il segnale. Se non stai attento rischi di perderti qualcosa. Da questo caso non lo so cos'è, perché potrebbe essere piombo. Ecco, l'ho lanciato via? No. Qualcosa, un sigillo forse. Un sigillo? No? Cos'è, una borchia? Cosa sei? Sì, una borchietta. È una borchietta. Quella tipo da telone. Una borchietta. In mezzo al ferro. Avete sentito che suonava il ferro intorno? Boh, 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 boh. E abbiamo sentito la borchietta in mezzo al ferro. Che è molto fastidiosa. Sentite? Che è tutta rumenta. Qua ci abbiamo... Ho abbassato un po' i limiti del ferro per vedere anche i segnali ferrosi più bassi. Qua c'è del ferro. Dobbiamo prestare attenzione quando si va nei posti così sporchi. Allora, abbiamo un altro segnale qui.
vedere dov'è, in che punto. Siamo pieni di rumente, ragazzi, c'è pieno di ferro, c'è pieno di tutto. Qui stiamo andando piano piano, lavoro il più piano possibile. Ho alzato un po' la recovery. Per vedere di separare meglio la spazzatura. Cioè, spazzatura, i vari target uno dall'altro. Allora, Pointer. Ciao Pointer! Ciao, ciao, come stai? Bene. Cosa sei? Qua? Oh, hai finito di spostarti il telefono? No. Oppala, oppala, la 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 la. E appelle bene para pino 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 pino. Chi sei? Cosa sei? Cosa sei? Cosa quando? Quando cosa? Cosa chi? No! Chi ti ha fatto questo? Cosa eri? Esatto. Forse eri un Vittorio. Qualcuno l'ha ucciso! Chi ha ucciso questo Vittorio? Pazzi! Ci dispiace, purtroppo questo Vittorio è stato ucciso. Quindi gli daremo la sua, comunque anche qua bella buchetta, gli daremo la sua sepoltura. Ciao Vittorio, è stato un piacere. Un minuto di silenzio per Vittorio. Ciao Vittorio, alla prossima. E niente ragazzi, si continua in questa landa desolata con l'erba alta da fare schifo. ...62-65... superficiale, che porcaria, però almeno è qualcosa di compatto. Aia, mi si inganciano i piedi nelle radici e va fa brodo. Ancora sotto sotto sotto. Ancora chi sei tu? Ancora chi sei tu? Turururu. Oh, quella lì. Vediamo chi sei tu. Cucuru cucu. Paloma! Ai 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 ai. Cantava. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Eccoci, ancora lì. Cucuru cucu paloma, ai 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 ai, cantava. È uscito, è uscito. Opla la 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 zia, la zia. La zia mi porta via. Come vedete? Il target! Wow! Oh! Cazzarola, come si vede bene, ragazzi! Tiri lì! Se! Ma se! A me fan cagare, Vito! Ma guarda lì come si vede bene! Possibile che sia una... no, 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 10 ape, 10 apa. Io... no, perché usciando la veniva talmente lucida che sembrava quasi, guarda, no, sono i guanti che sono lucidanti, autolucidanti, li passi qua, freghi e lui si lucida a specchio, guarda, cioè, come è tenuta sta monetta.
Perché purché sia un Vittorio, disgraziato, maledetto! Però, cioè, una passata col guanto magico della Vileda qui. Over Detector, in collaborazione con Vileda, presentano i guanti abrasivi. Hai anche tu delle monete con il fondo del sugo della sera prima? Non c'è problema, grazie ai guanti Vileda potete andare a bradere. Oh, che figata! Oh, ma è mai successo di trovare un 10 ape così, in queste condizioni? Bella! Bella! Andiamo Avanzio! Avanzio! Allora, ragazzi, scusate, non ho ripreso qua. Mi è passato un cagnolino, mi sono fermato a giocare col cagnolino. Qua c'avevo un 34 secco comunque. E abbiamo trovato quello che rimane, il riassunto di una forchetta. Ok. Il riassunto, una forchetta per persone molto piccole. Bella. Bene, mettiamola in saccoccia e andiamo avanti. Faccio un segnale qua. Che l'ho preso in più direzioni perché è misto con del ferro. Ora secco. Ok. Madonna che fatica. Adesso tra poco devo staccare perché devo andare a riaccendere la moto per andare al lavoro. Si è scaricata la batteria col freddo. Uppla la pappero pare papà. Cipicciri pipipiri cipipiri cipipiri. Chi sei tu? Sei una signora liscia. Un lisciamento. Ma qua qualcosa si vede. Qualcosa si vede qua. Una beneamata ceppa. E qua? Lissia come una bissia. Peccato, peccato, peccato. Anche questa finirà in mezzo alla porcheria. Bene, peccato. Una moneta lissia come una bissia. Iplala. Era già spento. Richiudiamo la buca. Andiamo avanti. Ah, ragazzi, qua abbiamo un segnalino che è un 14 secco. Di solito è campi così al lamierino, qualcosa di sottile. Ci diamo una scavata per... Eccoti qua. Come vi dicevo, è un lamierinetto. Tac, eccolo qui. Lamierinino. Infatti suona così. Suono basso. I di basso nei campi è quasi sempre 100% lamierino da buttare via. Avanti tutta. Ragazzi, abbiamo l'ultimo segnale buono. Abbiamo un 51-52 secco, poi basta perché devo andare al lavoro. Vediamo cosa cavolo è. Che miseria. Issa! Mi ha staccata la pala. Sparato via.
Attenzione, un fondello. Un fondello della... No, 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 non è un fondello. Non è un fondello, ma è un crinè di cavallo. Ah, 200 lire. 200 lire. 200 lire. Cos'è? Polizia di Stato? Sì, siamo Polizia di Stato, sì. E 200 lire le mettiamo nella sacchettina. Va bene. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Ora ce ne andiamo verso casa a piedi. Tanto abito qua dietro. Vedete come fa il grafico? Me lo butta sul ferro e poi alto, quindi niente. Me lo butta praticamente avendo chiuso, avendo accorciato la parte del ferro slimit superiore, cioè avendocela un pochettino bassa, i segnali sul ferroso che scendono leggermente in basso te li suona, ti dà la parte di suono finché non lo centra, che te lo discrimina, ti dà il falso, il disturbo di segnale del ferro, però ti aiuta nella separazione dei target, cioè se io la tenessi più alta, quindi discriminando tanto il ferro, se ci avessi a cavallo un bel segnalino, potrei aver falsificato quel segnale per colpa dell'aero masking. Per evitare di alzare troppo la recovery speed, mi abbasso solamente qua il limite del ferro superiore. Sentirò a volte i disturbi del ferroso, però se ci vado poi a cercare sopra e mi giro, vedrò bene il segnale del ferro e lo riconoscerò. No, ferro. E poi se io apro il... Se io apro l'all metal, li sento poi i segnali ferrosi. No. Sentite? Fa wah 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 wah. E poi ti dà il suonettino più alto perché scende la linea ferrosa verso la parte che ho deciso che è buona. Qua ce n'è tanto di ferro. Niente, dai ragazzi. Sono arrivato al punto di partenza, che dove c'è il treppiedi, e quindi direi per oggi basta. Qua c'era la buca di prima, quella dove ho trovato, non mi ricordo cosa, forse una monetina, quindi direi che basta. Siamo arrivati alla fine di questo video, spero vi sia piaciuto, vi siate divertiti e... Oh, attenzione, l'ultimo segnale prima di andarcene a casa. Opla, vediamo cosa sarà. Cosa sarà? Cosa sarà? Cosa non sarà? Olle. Cos'è? Ultimo segnale, Niente. Una targhettina. Una targhettina di qualcosa. Forse è cascata da un trattore. Una di quelle targhettine appiccicate con scritto qualcosa. Perché dietro c'è ancora la parte, vedete? Tipo di scotch. Del biadesivo. E una targhettina di qualche trattorino.
E voilà. Ragazzi, per oggi è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!